ci sono grosse novità che vengono dal CERN di Ginevra. I fisici di tutto il mondo sono in fibrillazione da quando sono stati resi noti dei dati che potrebbero far pensare alla scoperta di una nuova particella, probabilmente più pesante del bosone di Higgs. Ovviamente però tutto è ancora da confermare. Sarebbe comunque una scoperta eccezionale, tanto importante da rivoluzionare la fisica moderna. Le ipotesi formulate su questa scoperta finora sono molte e disparate. Alcuni fisici hanno già azzardato che potremmo trovarci davanti a un'importante conferma della teoria della supersimmetria, per la quale ogni particella elementare avrebbe una particella partner. Ma facciamo un passo indietro. A marzo del 2015 il Large Hadron Collider è stato rimesso in funzione dopo 3 anni di pausa tecnica e lo ha fatto a un'energia quasi doppia rispetto a quella di prima, 13 miliardi di electron volt. In poche parole, un'energia più grande significa una maggiore probabilità di generare particelle sconosciute. Insomma, un acceleratore che lavora a un'energia più elevata è paragonabile a un microscopio con una definizione superiore. Maggiore è l'energia, più grande è la capacità di esplorazione delle particelle elementari della materia. I fisici sentono di essere quasi sulla soglia di un territorio sconosciuto nel quale potrebbero trovare finalmente fenomeni non previsti dalla teoria di riferimento della fisica contemporanea, il modello standard. Il modello standard a questo punto vacillerebbe, lasciando spazio ad una nuova fisica. Potremmo cominciare a fare luce così sulla materia oscura e addirittura sull'esistenza dei multiversi. Oggi i fisici si rifanno per i loro studi alla teoria chiamata modello standard, che descrive sia la materia che le forze dell'universo. Insomma, una teoria che ha la capacità di descrivere tutta la materia sulla base di poche particelle e forze elementari. Ma se la scoperta di questa nuova particella venisse confermata, potremmo avere la dimostrazione definitiva della teoria delle stringhe, che si fonda proprio sul principio secondo cui la materia, la radiazione, lo spazio e il tempo siano in realtà la manifestazione di stesse entità fisiche fondamentali. Questo semplificando molto, ma davvero molto. Insomma, ce n'è per far girare la testa a tutti. Non sono stato esaustivo, come sempre. La faccenda è estremamente complessa, per cui chi volesse saperne di più sugli argomenti trattati in questo video, gli consiglio di dare uno sguardo ai link che propongo in descrizione. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.